Il momento più bello della tua vita, qual è? Io non so quale sia, ma so dov'è. È nel futuro. Sì, perché il futuro è tutto da costruire. Sicuramente hai vissuto dei bei momenti nel passato. Elenca i momenti belli che hai vissuto. Prendi il tuo tempo e scrivi un elenco dei bei momenti che hai vissuto. Dopo che l'hai terminato, questo elenco, rileggilo e osservalo con un po' di distacco. Che cosa hanno in comune quegli elementi? Beh, innanzitutto il fatto che c'eri tu. Che c'eri tu rilassato, che c'eri tu ben disposto nei confronti della vita, e già questo è un argomento essenziale. Per vivere bene devi essere tu al centro della tua esistenza. Cioè non devi mettere le paure al posto tuo, le preoccupazioni al posto tuo, devi essere tu, pienamente realizzato, pienamente soddisfatto o anche semplicemente determinato a realizzarti. E poi, leggendo il tuo elenco, che cos'altro scopri? Nota quali sono gli elementi, magari ricorrenti, nelle cose belle che hai fatto e comincia a capire che quegli elementi, con te, a quel livello di autostima, sono ciò che ti fa stare bene. E allora elabora la tua essenza, elabora quegli elementi e costruisci un futuro, in modo che il più bel momento della tua vita sia collocato in avanti e si possa rinnovare, ci possano essere tanti momenti belli nella tua esistenza. Come ci riesci? Comincia mettendo ordine nel tuo presente. Riconosci le tue priorità. Ti consiglio il mio corso 8 settimane per vivere alla grande, perché parti da come sei, capisci che cosa ti serve veramente, riordini le idee, prepari un progetto per andare verso il futuro e sai esattamente che cosa fare. In questo modo dai un senso al tuo presente, ti dai una motivazione perché ti aspetta un bel futuro e hai la certezza che il momento più bello della tua vita è nel futuro e ci saranno parecchi momenti belli in un crescendo in cui ti affermi con soddisfazione sempre maggiore.